Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo qua. Guardate un po', non so se lo riconoscete. Manu Kiki Garage. Guardate già, i colori possono ricordare già qualcosa di un grande marchio. E lui è il mitico Emanuele, Ciao. proprietario di questo negozio. Ci porterà a vedere tutto quello che lui è capace di fare con le sue magiche mani. Andiamo. Siamo all'interno, diciamo, della sala d'attesa, giusto, Emanuele? Showroom. Lo showroom, che come vedete nella nostra testa abbiamo già un po' di pezzi che lui ha fatto: manubri, crash bar, Portapanni, portacasco, portacasco, selle, selle, lo specchio, anche specchi, tutto fatto da me, tutto fatto da portapanni, i vari quadri, me. Guardate che bello. sopra lì ho portato l'indizio, scelta. Spettacolare, quindi non solo attrezzi per la moto, ma anche, diciamo, arredamenti, Sì, giusto? sì, sì. Il grande portacarga di Manu Kiki Garage. Blade. Poi di qua abbiamo il reparto creativo, il bar, quindi se venite qua, mentre aspettate che vi faccio il vostro pezzo, il caffè, Birra, birra, quello niente. che volete. E anche un bel divano. Come vedete, qui c'è il portone. Guardate che bello il disegno, il logo di Manu Kiki Garage, lo school. E andremo nel laboratorio. Eccoci qua, nel famoso laboratorio. Ora Emanuele qui ci spiegherà come nasce, facciamo un esempio, un crash bar, come inizia a costruirlo, un crash bar. Allora, all'inizio il primo che ho fatto, che era appeso, l'ho fatto in una maniera col ginocchio operato, mentre ero a casa e studiavo come farlo. Adesso semplicemente ho velocizzato un po' il pezzo, ho il taglio laser in base alla moto di cui abbiamo bisogno, quindi c'è per i softail, per gli sportster, per il dyna, c'è il dyna basso, il dyna alto, in base a quello che uno, una persona mi chiede. Prendo il tubo, si salda in testata le boccole filettate per poter avvitare i tamponi, poi appunto vado a saldare le piastre in base alla moto che abbiamo bisogno e poi a scelta si può scegliere se fare il triangolino, il triangolo bucato piuttosto che quello che mi si è chiesto. Quindi è completamente personalizzato. Sì, tutta. Dai triangoli laterali a quella parte centrale, la mia, infatti ho fatto una sorta di stiff plate integrata, vabbè, io nel mio mi sono messo il mio logo, però volendo si può fare quello che si vuole. E infatti ne ho fatte svariate con il Cobra, con una targhettina, con uno Skull, con lo scritto 883, uno LSM, in base a quello che mi viene chiesto, Quindi, faccio. oltre al Davidson, fai anche altre moto o Io in solo... generale costruisco tutto per qualsiasi moto. Adesso soprattutto sono entrato per sbaglio nel mondo Indian e ho già fatto uno, ne ho altri 3 o 4 da fare per la Indian, dove ho disegnato un indiano. Ah, bello. Che lo mantengo per le Indian. Poi esempio un altro ragazzo mi ha chiesto un acchiappatoni adesso così fai di tacco per capire le altezze e dicevo, però poi in realtà si va a fare quello che si vuole. E una domanda, se io sono completamente profano di moto, mi piace la moto ma non so proprio zero di moto, voglio fare un CC bar, ti dico, io ho una Lowrider S Softail, se io ti chiedo questa cosa tu sai già misure, Certo. quindi senza nessun problema. Dove non, ovviamente non lo sapevo prima, mi sono dovuto informare tutto, ma adesso vado a coprire un 99% delle moto. Sono ancora un po' limitato sulle touring, nel senso che, esempio, per i CC Touring hanno quelle sue piastrine Sì. con le boccoline che quelle conviene comprarle perché ci sono già, e poi dopo da lì in su, un'altra se non mi interessa, però sono
soprattutto poi comunque sia, grazie al cielo, un po' tutti gli amici hanno un po' tutte le moto, quindi al limite mi faccio prestare la moto, se in caso una persona non possa qui. In realtà l'altra settimana è arrivato da Brescia un signore con un'India. Dopo che avevo fatto per un ragazzo di Varese, sempre per Straiti. Quindi ragazzi, qualsiasi cosa avete in mente, Emanuele esaurisce. Quindi visitate la pagina Manu Pitti Garage, sia Facebook che Instagram. Okay. O digitate su Google Manu Pitti Garage, salta fuori il mio sito e vi porto poi le varie parti. Vi faccio fare un altro giro veloce qui nel garage. Qui guardate, abbiamo dei... C'è un po' di roba da... Si si parla, pronti da rifinire. C'è un po' di casino perché si lavora, si mette a posto. Quella è per caso la tua moto? Sì. Qui ci abbiamo... Questa è una... Dai. La... Stickbob. Qui abbiamo la moto personale di Emanuele, una Dyna Stick Bob. Guarda che bella. E a breve non so più qui. Che cosa gli farà? Gli monterò il cipolone, il fairing del fixer in carbonio. Ok. Come quello che c'è? Quello che ce l'ha, sì. Quindi dovrò fare l'hardware e dovrò mettere in produzione, perché collaboro con questa persona HCP Carbon Parts che fa pezzi in carbonio. Avete sentito? Faremo i lowers, che li ho già lì, ma li dovrò far fare in carbonio, lowers, radio, stereo, casse altoparlanti, e sarà riverniciata tutta. Due in uno, e poi vediamo se quest'anno riusciamo a mettere già anche in lega, se no proveremo poi il prossimo anno. Mi volevo chiedere, radio come? Che tipo di radio ci metti? Non ho ancora pensato, non ci devo è un step by step. Adesso l'hardware l'ho già fatto, devo solo studiare di fare in alluminio, come farlo in alluminio per leggere tutto, perché quel carino pesa 1,6 kg, quindi è inutile andare a mettere poi ferro in alluminio. Di conseguenza si farà la cosa dei lowers, si chiuderanno con i vari sportellini per portare oggetti via dicendo, e di conseguenza si farà passare i vari cavi dicendo per mettere la radio e le casse. Questa cosa qui potrebbe interessare anche a me, quindi aspetterò che abbia finito il lavoro e poi vediamo cosa si può fare per il mio lavoro adesso. Perché alla fine io ho l'interfono, ascolto la musica da lì, però alla fine è più figo avere una radio che suona all'esterno, perché poi si girano tutti, perché c'è un mio amico che ha un touring e si girano tutti quando passa quella radio, quindi... Ma voglio farmi vedere. Io più che altro la voglio fare perché attiri l'attenzione, quando si vede almeno mi fa pubblicità. Bravo, giusto. Non tanto per la musica in sé, che tanto l'ascolto già sempre, però almeno quando è uno vede, tira l'occhio. Ho visto un aggeggino, vorrei capire che cos'è. Questo qui che cos'è? Questo qui l'ho fatto io proprio. Così è una freccia dello Sportster che avevo. E va a accendere la LED. Ah, accende il LED bar. Vorrei essere io bravo come Emanuele. Ma in realtà per i collegamenti io non sono capace di fare niente. Io ho le idee, mi sono fatto la staffetta, ho fatto tutto il coso, ma i collegamenti però non fa parte del mio curriculum. Perfetto. Bene ragazzi, avete visto i lavori che fa Emanuele? Io dico che è veramente spettacolare. Uno dei pochi che è rimasto, fa i lavori diciamo artigianali, personalizzati, soprattutto questo è molto importante, perché nel mondo custom la personalizzazione penso che sia il 100% delle cose. Sbaglio? No, non sbagli. Quindi niente, per adesso il video è finito. Ringrazio Emanuele per aver presentato il suo negozio, la sua officina, e ci vediamo la prossima volta. Sotto in descrizione troverete il link di Emanuele Manuti Garage. Se volete acquistare o volete contattarlo, per qualsiasi cosa. Ok ragazzi, alla prossima. Ciao.